Nicola Giugni, cominciamo dalla sua valutazione sul suo risultato che si attesta poco sopra il 36%, oltre 10 punti in meno di Scaramellini. Era quello che prevedeva? Ma io avevo la certezza che ci sarebbe stata un'incidenza di qualche tipo dell'andamento della politica nazionale anche sulle comunali di Sondrio. Ovviamente non sono dell'idea che questa sia la modalità corretta di voto in un comune dove la prevalenza deve stare sul voto alle persone, e quindi sono tuttora convinto che nella fase del ballottaggio questo tipo di atteggiamento possa prevalere su quello di chi magari ha voluto dare un po' ascolto a quello che si sente nei telegiornali nazionali. Ne sono convinto perché intanto Sondrio, per i sondriesi, alti, bassi, quel che volete, è una città che è stata ben amministrata, come dicono le classifiche nazionali, che ci collocano al terzo posto a livello nazionale per qualità della vita, al primo posto per qualità dell'ambiente e dei servizi, al quarto posto nazionale per quello che riguarda la situazione della sicurezza. Questi sono dati che devono far riflettere, e quindi nella fase del ballottaggio io ritengo che qualche tipo di ragionamento i sondriesi lo potranno ben fare. Auspico che sia così. Una percezione di troppa continuità può essere stato un handicap? Ma indubbiamente oggi questo cambiare per cambiare è un po' tipico della politica a livello globale, non è successo soltanto in Italia, è successo anche in paesi importanti, stranieri, dove c'è stato, diciamo così, un cambio della guardia nella politica che prescindeva dalla storia recente. Anche qua, per me il discorso è semplice ed è lo stesso. Prima di tutto massimo rispetto per la libertà di voto e quindi poi per quali saranno gli esiti al ballottaggio. E però ritorno sul tema per cui quando si sceglie lo si deve fare a ragion veduta, e cioè in un'elezione comunale basandosi su quella che è la situazione attuale. Alla situazione attuale, che è certamente di livello elevato, come è stato riconosciuto anche dagli altri candidati durante la campagna elettorale per il primo turno, si aggiunge un progetto amministrativo che non è solo di continuità, ma è di forte innovazione. Per chi abbia voglia, e lo farà sicuramente, di andare a vedere i contenuti del nostro programma amministrativo, ci sono elementi di miglioramento sulla città, partendo ovviamente dalle buone basi dalle quali ci muoviamo. Ora, dove trovare la percentuale di consensi che serve per arrivare oltre il 50%? C'è un 17% espresso da chi ha sostenuto i candidati esclusi dal ballottaggio e c'è un 42% di sondriesi che non ha votato. Beh, innanzitutto sul non voto. Io credo che il voto sia la prima espressione di diritto dovere dei cittadini, e quindi invito coloro che lo hanno espresso per ragioni le più svariate ad esercitare il voto nella seconda fase di questa elezione comunale. Poi do uno sguardo anche alle altre candidature che non passano il primo turno, quindi sia Provera che Ponteri. Con Provera io ho avuto modo nel corso della campagna elettorale di valutare, apprezzando i contenuti del suo programma amministrativo. Penso in particolare alla elevata attenzione che ha voluto riconoscere alla parte alta della città, alle frazioni, e ritengo che l'indicazione di individuare all'interno di una squadra di governo qualche cosa che assomiglia ad una delega specifica sulle frazioni possa avere un senso compiuto. Inoltre, con Provera condivido una serie di ragionamenti che sono stati fatti anche sulla parte della città che chiede occupazione, occupazione di qualità, si pensa ai giovani, e su quello credo proprio che sia giusto che la città si interroghi e lavori.